adesso andiamo per gradi e qui iniziano comunque una serie. Shalom, eccomi qua con una lezione, una video dimostrazione per la celebrazione della Pasqua che sarà tra pochi giorni, da venerdì 26 marzo al tramonto fino a sabato 27 marzo al tramonto, il vero giorno della Pasqua secondo la Bibbia. Siamo qua ad insegnare la verità della Bibbia nel nome di Yahweh Shai. E prima di iniziare, diamo la gloria, potere e lodi a Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh. Ricordo sempre che Yahweh è il vero nome nell'antico ebraico del nostro Padre, creatore dell'universo, e Yahweh Shai è il nome di suo figlio, nostro re e Salvatore, colui del mondo oggi dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù Cristo e conosce con l'immagine di Cesare Borgia. Voglio dare i miei doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, per avermi insegnato questa verità e voglio salutare tutti gli eletti della Casa di Israele e coloro che si impegnano nella predicazione di questa verità. Shalom e Yahweh Hashem, Yahweh Shai Barakatam. E quindi faccio questo video dimostrazione per i fratelli che intendono la lingua italiana. Tutti i miei video hanno lo scopo di edificare i fratelli che intendono la lingua italiana. Oggi facciamo una simulazione su come al meglio delle nostre possibilità celebriamo la Pasqua, perché ricordiamo che non siamo nel nostro regno. Questo qua è il regno che è stato dato per un tempo ai malvagi e quindi non possiamo osservarla, non possiamo metterla in pratica correttamente e perfettamente come lo faremo poi se Yahweh Hashem Yahweh Shai vuole, lo faremo nel nuovo regno che verrà. E quindi lo facciamo al meglio delle nostre possibilità, conoscendo i tempi nei quali siamo. La prima cosa che si fa è preparare la tavola che abbiamo bisogno della Torah. Io non ho la Torah e quindi userò la Bibbia. Abbiamo bisogno quindi della Torah, se non abbiamo la Torah possiamo usare la Bibbia. Abbiamo bisogno della Menorah, in ebraico Manawarah. Se non l'abbiamo possiamo usare anche sette candele, perché comunque il candelabro con sette candele. Abbiamo bisogno del corno per suonarlo. Se non lo abbiamo, possiamo simularlo con la nostra mano. Abbiamo bisogno del vino e dell'olio, olio d'oliva. Se non riusciamo a procurarci la manawarà, la menorah, il corno, la Torah, possiamo comunque farla lo stesso, perché dobbiamo farlo al meglio delle nostre possibilità. A me è stata data la possibilità di procurarmi questi oggetti e li ho procurati, ma è più importante lo spirito, è importante lo spirito da portare in questa Pasqua. Cioè è importante avere gli utensili che servono per celebrarla, ma se non lo si hanno, non ci scoraggiamo. Quello che importa è lo spirito da portare in questa Pasqua, perché quello che vuole la celebrazione della Pasqua è il ricordarci, quindi ricordare e risvegliare il nostro spirito. E questo è il senso della Pasqua, il ricordo di ciò, il ricordo di celebrare e onorare il nostro Signore Altissimo e suo Figlio, nostro Salvatore. Questo è lo scopo della Pasqua, comunque ricordarci, quindi è importante spiritualmente. Poi, se si ha la possibilità di procurarsi questo, meglio, ma l'importante è lo spirito da portare nel giorno della Pasqua. Quindi io faccio questa simulazione su come va celebrata. Poi farò anche un video breve dove vi farò vedere dove trovare per iscritto, grazie ai fratelli della
Great New Stone di Los Angeles, Tawada e Yahweh Hashem Yahweh Barakatan, che hanno messo per iscritto queste celebrazioni, io le ho tradotte e adesso le sto simulando. Per cominciare bisogna suonare per 3 volte il corno. Ok, bisogna prendere anche un po' la mano con il corno perché bisogna appoggiare le labbra in maniera corretta. Quindi si inizia con il primo sacerdote, in questo caso voglio ricordare che tutti noi figli di Israele siamo un popolo di sacerdoti per l'Altissimo, siamo un popolo di profeti, quindi ci siamo stati scelti per celebrarle, per celebrare e onorare il Padre nostro e suo Figlio in queste festività. Quindi noi siamo sacerdoti, siamo profeti. Il primo sacerdote prepara la tavola e poi benedice la luce in ebraico. E in ebraico diciamo, sia benedetto Yahweh che ci dà a noi la luce. Ci volgiamo verso est, perché verso est è dove si trova la città santa, Gerusalemme. Nell'antico ebraico Yarab Shalom. Yarab Shalom in ebraico. Quindi verso est c'è la nostra città santa. Shalom. Non mi ricordo bene come si dice nell'antico ebraico Gerusalemme. Comunque ci giriamo verso Gerusalemme e benediciamo la luce che il Padre ci ha dato a noi e diciamo Barakata Yahweh Hawa Ha Natala Nawa Hawar. Scusatemi che io ho bisogno di sapere come si dice Gerusalemme. Bene, internet ci ha abbandonato. Se non ricordo male, comunque Yarab Shalom, così si dice Gerusalemme, la nostra città santa. Quindi, dopo che abbiamo benedetto il Padre che ci dà a noi la luce, il primo sacerdote benedice il sabato, il giorno dello Shabbat, il giorno del riposo. Sempre rivolti verso est, diciamo Yahweh, Baruch Hashem, Yahweh Shai. Barak Hashabbat Hazaha Bashahalam, che significa Yahweh, nel nome di Yahweh Shai, benedici il sabato, lo Shabbat e siate in pace. Quindi il sacerdote accende la Manawara e dopo che l'abbiamo accesa la benediciamo sempre nel nome di Yahweh Bashem Yahweh Shai. E diciamo Yahweh, Baruch Hashem, Yahweh Shai, Barak, Za Manawara. Benedici questa menorah e risuoniamo il corno. Continuando, il primo sacerdote ordina alla comunità di porsi con la fronte verso est ed alzarsi, quindi in questo caso sono da solo, ma lo farò lo stesso. Se si è in più, il sacerdote deve dire Immadia wa Pania ha Kadam, che significa alzarsi in piedi e stare fronte ad est.
e iniziano le cinque orazioni, cinque preghiere, tra cui una maledizione, adesso andiamo per gradi, e qui iniziano comunque una serie di preghiere in questa Santa Pasqua. La prima è la maledizione che noi inviamo ai nemici, ai nostri nemici, ai nemici di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, a coloro che non lo temono, che non lo rispettano, che lo odiano e che trattano male i suoi santi, cioè siamo noi, il popolo di Israele, il vero popolo di Israele, che ricordo sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America. Questo è il popolo di Israele. Nel caso di noi che abitiamo in Italia, noi discendiamo dai negri che con la caduta dell'impero romano, con la tribù dei Mori, hanno conquistato la Sicilia e parte della penisola iberica. Sono loro i nostri discendenti. Noi discendiamo dai negri, dalla tribù di Giuda. E quindi diciamo questa maledizione in ebraico che dice Yahweh. Nel nome di Yahawashai invia male e castighi e distruzione e sterminio e giudizio a tutti gli Edomiti, che sono i così chiamati, il così chiamato uomo bianco oggi, è la maggior parte dell'uomo bianco è di stirpe edomita, che sono i malvagi di questa terra, perché su questa terra si divide in tre l'umanità, i figli dell'Altissimo che sono il popolo di Israele, i malvagi che sono gli Edomiti e le altre nazioni, gli altri popoli. Agli Edomiti e alle altre nazioni nostri nemici. Per favore, per favore, per favore, Yahweh, nel nome di Yahweh Shai, grazie, Amman. E sempre verso est, tutta la comunità insieme, il primo sacerdote inizia e gli altri ripetono, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Shalak, Rayam, Wa, Inashiam, Wa, Habadiam, Wa, Haragiam, Wa, Mashapatiam, Al-Kal, Adawamiam, Wa, Gawayam, Wa, Hayabiyamnawa, Babakusha, 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 Yahawa, Bahashem, Yahawa Shai, Tawada, Aman. Questa è la maledizione che inviamo ai nostri nemici, ai nemici del Padre nostro e di nostro Signore Yahweh Shai. E poi la seconda preghiera si trova nel Deuteronomio, libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4. Questo è il comandamento più importante che anche il nostro Signore Yahweh Shai, quando gli chiedono qual è il comandamento più importante, lui dice: è questo qui, quello là di amare il nostro Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra forza. Nell'antico ebraico fu il comandamento che è lo shamai, che significa ascolta. E lo ripetiamo per 3 volte, diremo, ascolta Israele, Yahweh è il nostro potere, il nostro Signore, Yahweh è l'unico. Quindi, Shammai Yasharallah, Yahweh Allahayanawa, Yahweh Akkad, Shammai Yasharallah, Yahweh Allahayanawa, Yahweh Akkad, Shammai Yisharallah, Yahweh Allahayanawa, Yahweh Akkad. Questo è il gran comandamento. Poi, come terza preghiera possiamo recitare, visto che come ci insegna anche la scrittura, dopo che Yahweh Shai con i suoi discepoli celebrarono la Pasqua insieme, poi dopo cantavano i salmi che vanno dal 118 al 122-23, non ricordo bene. Comunque, in questo caso noi abbiamo tradotto il Salmo 121 in ebraico. In italiano dice, Salmo 121, alzo gli occhi ai monti, da dove verrà il mio aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore Yahweh, che ha fatto i cieli e la terra. Ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il mio piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchia. Ecco, colui che ti protegge, Israele, non sonnecchia né dorme. Il Signore Yahweh è colui che ti protegge. Il Signore Yahweh è la tua ombra.
egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore Yahweh ti persevererà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Yahweh ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Quindi nell'antico ebraico, sempre rivolti verso est, diremo Hanasha Iyan Yamia Al Hahariam Mahayan Yabawaha Izaria Izaria Yaha Yabawaha Ma Yahwaha Shaishaha Shamayan Waharadza Iyaha Yanatan Lamawat Ragalia Yalaha Nawam Shashamaria Anaha Yalaha Nawam Walaha Yashan Shashawamar Yasharala Yahawa Shamaria Yahawa Tazalia Yamina Yamina Yami Anyal Yad Hashamash Yalaha Aka Ya Bayawam Walaha Hala Bahnaha Bala Yalaha Yahawa Yashamaria Makal Rai Yashamar Napasha Yahawa Yashamar Lak Yahawa Waba Wahaya Maitat White Iwalam Haman. Questo è il Salmo 121 nella lingua antica ebraica. Per come quarta preghiera recitiamo il Padre Nostro, la preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore Yahweh Shai per pregare, onorare, è la preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore per rivolgerci all'Altissimo. È sempre verso est, verso la nostra città santa, verso la nostra terra santa. Preghiamo. L'Habbanawa, Padre nostro, Habbanawa, Shabbat Shamayam, Kadash Hayashemka, Yahawa, Malakbatka, Tabaha, Ratazaka, Hayahaisha, Baharataza, Kawahaya, Bashamayam, Natalanawa, Lakam, Kalyavam, Wa, Sanlaklanawa, Kawab wat nawa, ka salak nawa, kawab wat yanawa, walaha tabayahanawa, panaza yavan, habal hawashainawa, mayan rai, kaya laka hamalakwat, wa alaha, wa atapaharat, laivalamia, aman. Questo è il Padre nostro, con il quale tutti conosciamo la traduzione, e come ultima preghiera, adorazione di, diciamo, i 10 comandamenti, ricordiamo i comandamenti che sono il nostro patto di fedeltà che abbiamo con il Padre, con il Figlio. Attraverso i comandamenti dimostriamo la nostra fede. Attraverso l'osservanza dei suoi comandamenti dimostriamo fedeltà a Yahweh Bash, a Yahweh Shah. E li ricordiamo, il primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. E nell'antico ebraico è Laha Yahaya Yaka Halahayam Halahayam Hakanariam Ilpanya. Secondo comandamento, non farti immagini né sculture e non li servi, e non servir loro. La ha taishaha laka pasal wa la ha
Terzo comandamento, non pronunciare il nome dell'Altissimo in modo vano. Laha talaka kata, laha talak akat, shem sham yahawa ba shawa. Quarto comandamento, ricorda il giorno dello Shabbat e santificalo. Zakar ha yavam ha Shabbat la kadash. Quinto comandamento, onora tua madre, onora tuo padre e tua madre. Kabad habaka wa hamaka. Sesto comandamento, non uccidere. Laha taraha tahtara tazak. Settimo, non commettere adulterio. Laha tanahap. Otto, non rubare. Laha taganab. Nove, non testimoniare il falso. Laha tainaha shakar. E decimo comandamento, non desiderare nulla al tuo prossimo. Laha takmahad, laha takamad, kal hashara la raika. Questi sono i nostri 10 comandamenti che sono la nostra eredità. Andando avanti, viene chiamato alla tavola il secondo sacerdote. In questo caso, siccome sono da solo, e per quelli che sono da soli, siamo chiamati ad essere noi, sia il primo e sia il secondo sacerdote. Chiamato, ecco, alla tavola sia il secondo sacerdote sia il ragazzo più giovane, ma in questo caso faremo tutto noi. E si suona il corno dopo aver effettuato queste preghiere. Il ragazzo più giovane della comunità benedice il vino nell'antico ebraico, quindi prendiamo il vino. Mettiamo nella tazza. E nell'antico ebraico diciamo Barakata Yahawa, Ahawa Ha, Natala Nawa, Paria, Hagapan, Tawada, Amman. E poi lo beviamo. Io faccio finta di berlo. Comunque dice benedetto sia Yahawa che da noi i frutti per il vino, grazie e amman. Dopo aver bevuto il vino, l'uomo più giovane passa con la Torah per la benedizione. E in questo caso solo chi è circonciso può ricevere questa benedizione, perché così è comandato nella Sacra Scrittura. Io, ripeto, non ho la Torah, quindi userò la Bibbia, e l'uomo più giovane in questo caso, poggiando la Sacra Scrittura qui, passerà dagli altri della comunità e con la mano destra si poggerà sulla legge, che Torah nell'antico ebraico Tawara è la legge, e quindi noi con la mano sulla legge, sul patto che abbiamo con Yahweh Bash Yahweh Shai, chiediamo questa benedizione. Questa benedizione poi possono chiedere fare solo chi è circonciso, perché così è richiesto nella Sacra Scrittura che solo chi è circonciso può ricevere questa benedizione, può partecipare a questa benedizione qui. Quindi ordina a tutti gli uomini circoncisi della comunità di alzarsi e dice Kal Hayashavam Kal Hayisham Maliam Himadiam Tawara Tawara Barakiam
tutti gli uomini circoncisi alzarsi per la benedizione della Torah. E poi, poggiando la mano sulla Torah, chiediamo questa benedizione, diremo sempre, rivolti verso est, diremo Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Barakia, benedici me. Quindi il più giovane passerà, nel mio caso sono da solo, quindi lo farò da solo, poggerò la mano e chiederò a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Barakia, di benedirmi. Dopo questo giro di benedizione con la mano sulla legge, suoniamo di nuovo il corno. Allora, proseguendo, l'uomo più giovane, sempre con la Torah, sempre con le sacre leggi, chiede a tutti di alzarsi e di stare fronte ad est, perché ci sarà una preghiera per gli eletti della casa di Israele. Quindi Imadia wa Pania Hakadam, alzarsi e portarsi verso est. In questo caso il primo sacerdote dice la benedizione per gli eletti della casa di Israele, per coloro che sono scelti dal Padre. E la benedizione dice Yahweh, nel nome di Yahweh Shai, benedici e guarisci e rafforza e prendici e liberaci a noi fratelli, gli eletti, in tutta la terra, da tutti i mali di questi giorni, nel nome di Yahweh Shai, grazie. E quindi rivolti verso est, diremo Yahweh, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Barak wa Rapa, wa Kazak, wa Nashaha, wa Hatazayal, la Nawa, wa Hakia, Tazadakia, Bakal, Harataza, Makal, Rayan, Hazaha, Yabam, Bahashem, Yahweh Shai, Tawad, Amman. E facciamo questa preghiera per gli eletti della casa di Israele, che sono coloro che aiuteranno, che sono stati scelti da Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, per affiancare il nostro Signore Yahweh Shai e liberarci da questo regno di malvagi. Chiediamo che il Padre sia con loro, che rafforzi lo spirito degli eletti, affinché possano servirlo fino alla fine. Quindi sempre mentre tutta la congregazione ripete, ma se siamo da soli lo ripetiamo noi, l'uomo più giovane dice questa preghiera in ebraico e dice, sempre rivolto verso est, benedetto sia Yahweh che dà a noi la legge, ed è Barakata Yahweh, Ahawaha, Natala Nawa, La Tawara. Poi dice benedetto sia Yahweh che ci dà a noi la luce per vedere. E diciamo Barakata Yahweh, Ahawaha, Natala Nawa, Hawar, La Wara. È l'ultima preghiera, dice benedetto sia Yahweh che dà a noi il corno d'ariete per chiamare la gente, ed è Barakata Yahweh, Ahawaha, Natala Nawa, Ahayala, Ahayala, Karan, Karaha, Lamayan. E dopo queste preghiere ordina alla congregazione di sedersi, che si possono sedere. Sempre in ebraico, che si dice Yasha Beyam. Poi l'uomo più giovane prende la Torah e legge, sempre in ebraico, l'Esodo, capitolo 12, dove è l'inizio della Pasqua. È la prima volta che si parla di Pasqua nelle Sacre Scritture, nelle leggi.
anzi, è l'istituzione della Pasqua, è la nascita della festività, della celebrazione della Pasqua. In questo caso io non l'ho a portata di mano il testo ebraico, devo ancora stamparlo. Ripeto, poi farò un video dove farò vedere dove possiamo trovare tutto questo, tutte queste indicazioni, tutto il necessario per fare al nostro meglio la Pasqua, per celebrare in onore di Yahweh Hashem Yahweh Shai, la Passac. E quindi leggeremo l'Esodo, capitolo 12, nell'antico ebraico, dove io adesso vi leggo un pezzettino. Questa è la King James Version, diciamo, è l'ultima sacra scrittura che si avvicina più ai testi originali, che non è stata modificata dalle chiese. E vi leggo in italiano un pezzettino dell'Esodo, capitolo 12, che dice: quando Mosè e Aaron erano ancora in Egitto, Yahweh disse loro: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, segnerà l'inizio dell'anno. Date a tutta la comunità degli Israeliti queste istruzioni: il 10 di questo mese si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se una famiglia è troppo piccola per mangiare, un agnello intero, dovrà unirsi alla famiglia più vicina, quella che abita accanto, tenendo conto del numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo la quantità di carne che ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sarà senza difetti, maschio e di un anno. E qui mi viene in mente anche il sacrificio cioè il padre ci chiede di sacrificare un agnello senza difetti. Perfetto, mi viene in mente il sacrificio perfetto che è suo figlio, Yahweh Shai, che poi andiamo a prendere sempre nel significato della Pasqua. Perché poi è importante capire il vero significato della Pasqua, perché il giorno della Pasqua non è un giorno da festeggiare, da essere contenti, allegri. È un giorno spiritualmente, cioè è una celebrazione solenne, è una celebrazione dove cioè, dobbiamo essere seri, dobbiamo avere uno spirito serio, profondo, perché dobbiamo sapere che la Pasqua nell'Antico Testamento è la nostra liberazione, la nostra salvazione di quando Yahweh Hashem Yahweh Shai ci ha salvato dall'Egitto nell'Antico Testamento. Questo è il motivo della Pasqua. E nel Nuovo Testamento il periodo della Pasqua è stato il periodo dove il nostro Salvatore, nostro Signore Yahweh Shai, è stato catturato, è stato torturato, umiliato e crocifisso. Quindi non abbiamo nulla da essere contenti e felici nel periodo di Pasqua, ma abbiamo da essere seri e pregare e lodare Yahweh Hashem Yahweh Shai, Yahweh Shai. Poi farò una lezione sullo spirito della Pasqua. A posto di un agnello potete prendere anche un capretto. Lo terrete da parte fino al 14 di questo mese. Tutta l'assemblea della comunità di Israele lo sgozzerà verso sera. Poi gli israeliti prenderanno un po' del suo sangue e con esso faranno un segno sugli stipiti delle porte, delle case dove verrà mangiato l'agnello. In quella notte mangeranno la carne dell'agnello dopo che sarà stata arrostita sul fuoco. Non la mangeranno con pane non lievitato e con erbe amare. È importante il pane non lievitato, perché siccome dovevamo uscire dall'Egitto, non avevamo il tempo di far crescere e lievitare il pane. Per questo poi la festa della Pasqua segue la settimana degli azzimi, degli azzimi, che è la festa dei pani non lievitati, per ricordarci a noi che quando siamo usciti dall'Egitto, per quella settimana là abbiamo mangiato. Per quando siamo usciti dall'Egitto abbiamo mangiato pane non lievitato, perché non abbiamo avuto il tempo di farlo lievitare. Non mangerete l'agnello crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito sul fuoco, insieme alla testa, le gambe e l'interiore, sempre per lo stesso motivo che è stato cotto sul fuoco al volo, senza farlo bollire.
Quindi è veloce. Non lasciatene avanzare per il giorno dopo, perché resta lo brucerete al mattino. Dovete mangiarlo, ecco, dovete mangiarlo pronti a partire. Cintura stretta ai fianchi, sandali ai piedi, bastone in mano, mangiarlo in fretta. Questa è la Pasqua voluta da Yahweh Hashem Yahweh Shai. Questa è la Pasqua voluta dal nostro Signore. Mangiarlo in fretta, perché ci dobbiamo ricordare di quel momento, perché quando siamo stati salvati, liberati dall'Egitto, è stata una dimostrazione di potenza, terribile potenza, che il padrone dell'universo è sceso su questa terra per portare fuori il suo popolo dalla schiavitù. E quindi noi lo celebriamo, è questo quindi che ci è chiesto, di celebrare. Il significato della Pasqua è celebrare l'Altissimo e suo figlio, nostro Signore. Questa è la Pasqua voluta dal potente creatore Yahweh Hashem Yahweh Shai. Quindi si leggerà nell'antico ebraico il versetto 12 dell'Esodo, dove è l'inizio dell'istituzione della Pasqua. E andando avanti, l'uomo più anziano, scusatemi, questa lettura qua del capitolo 12 inizia con l'uomo più giovane, ma poi versetto per versetto, se siamo in più nella comunità, è corretto che si legge un versetto ciascuno fino ad arrivare all'uomo più anziano della comunità. Quindi è così, è condividere anche questa scrittura leggendo un versetto tutti insieme. Un versetto ciascuno fino ad arrivare all'uomo più anziano. Quando, in questo caso si è da soli, quindi facciamo tutto da soli. Quando si arriva all'uomo più anziano, l'uomo più anziano viene chiamato anche lui al tavolo e in ebraico benedice anche lui il vino e legge dalla Sacra Scrittura, dal libro di Matteo, capitolo 26, dove prima facciamo che l'uomo più anziano benedice il vino e dice: Barakata Yahawa, Ahawaha, Natala Nawa, Paria, Agapan, Tawada Aman. E tutti insieme beviamo il vino in memoria, e mangiamo il pane non lievitato. In questo caso possiamo o farlo noi, pane senza lievito, oppure prendere come è stato consigliato, una tortiglia però di mais, perché le altre contengono farina, cioè contengono lievito. Quindi una tortiglia di mais non contiene, per cui in questo caso, ecco, come andiamo a leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, al versetto 26, ci dice: mentre stavamo mangiando, Yahweh Shai prese il pane, fece la preghiera di benedizione, poi spezzò il pane e lo diede ai discepoli. Quindi ecco, quando l'uomo più anziano, in questo caso, benedice il vino, ci dovrebbe essere anche una preghiera per benedire il pane. In questo momento non la ho, però magari la troverò. E si fa proprio questo in solennità anche di quel momento, ricordiamo, ecco, per questo leggiamo anche Matteo 26:26, perché ricordiamo quando Yahweh Shai prese il pane, lo diede ai discepoli e dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il vino e dice, fece la preghiera di ringraziamento, come abbiamo fatto adesso, e dice: bevetene tutti. Questo è il mio sangue offerto per gli uomini, per essere per il perdono degli eletti della casa di Israele. Con questo sangue, Yahweh conferma la sua alleanza. Vi assicuro che d'ora in poi non berrò più vino fino al giorno in cui lo berrò con voi nel nuovo regno di Yahweh, mio padre. Cantarono i salmi della festa, poi andarono verso il monte degli ulivi. Quindi questo è il senso di questa pratica qua, di benedire il vino. Benediamo il pane, lo mangiamo e beviamo tutti insieme e leggiamo questo pezzettino qui. Per ricordarci quando il nostro, per ricordarci l'ultima volta che in questo regno qua abbiamo celebrato la Pasqua con il nostro Signore. Prima di celebrarla, poi, la vera, perfetta Pasqua
nel regno di Yahweh Hashem Havashar, Ratzazza. Poi l'uomo più anziano passa con la Torah per, come ha fatto prima l'uomo più giovane, passa con la Torah per la congregazione, per dare la benedizione, e a questa benedizione possono partecipare anche i non circoncisi. Quindi chiede a tutti di alzarsi in Madia, Wappania, Hakadam e di voltarsi verso est. In questo caso, quando si va a prendersi la benedizione, quando si va a chiedere la benedizione dal sacerdote più anziano, si mette la mano sulla Torah, sulla legge, e si dice il proprio nome, si dice figlio della propria tribù, figlio di Israele. Nel mio caso è Kalam Ban Yahawada Ban Yasharala, Kalam Ban Yahawada Ban Yasharala. E il sacerdote ripete Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Barakatah, e ti versa l'olio d'oliva sulla testa. Questo è l'ultima benedizione che riceviamo in questa Pasqua per finire la cerimonia, la celebrazione. Mettiamo la mano sulla legge, diciamo il nostro nome, il nome della nostra tribù, è il nome del nostro capo, del nostro patriarca Giacobbe, Israele, Yasharallah. E poi ci viene versato l'olio in testa e il sacerdote dice Yahawah, Yahawah, Bahashem, Yahawah Shai, Barakatah, ti benedica con l'olio d'oliva. Infine, mette via la Torah e con questo finisce qui la celebrazione. A dire il vero, il modo giusto e corretto di finirla è dire di nuovo, mandare di nuovo una maledizione ai nemici nostri, ai nemici di Yahweh Hashem Yahweh Shai, e dire di nuovo la benedizione degli eletti che possiamo trovare nei punti prima. Con questo la dimostrazione è finita. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Con questo auguro una Pasqua, una Passac in spirito a tutti gli eletti della casa di Israele, a coloro che lavorano in questa verità e che sono in questa verità, e che Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Barakatam, Shalom. E voglio ringraziare e dare i doppi onori agli anziani apostoli della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, e di nuovo saluto tutti gli eletti della casa di Israele. Shalom, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Barakatam.